Allora ragazzi, oggi seguiremo gli insegnamenti che sono scritti sulle mie magliette. How to be better today. Saremo delle persone migliori. Ho organizzato una sorpresa per il 20° compleanno di Ergi, quindi ho pensato di farvi vedere la sorpresa che ho organizzato per lui. In cosa consiste questa sorpresa? Sarà una vera e propria caccia al tesoro di bigliettini e oggetti. Oggetti molto simpatici, alcuni carini, altri un po' meno. Niente, ora andiamo a vedere quali sono gli oggetti e andiamo a nasconderli. Ora Ergi è in live, quindi ne approfitteremo per organizzare la sorpresa. Questi sono solo due dei regali che andremo a nascondere. E ora che cosa aspettiamo? Andiamo a occuparci del nascondiglio. Questo è il luogo a cui porterà il primo indizio e ho nascosto il primo regalo. Chissà quale sarà, rimanete sintonizzati. Adesso andiamo a nascondere il secondo bigliettino. Nasconderemo questo qua dietro. È il posto più invisibile della piscina. Speriamo di non aver rotto niente. Ora nasconderemo un altro regalo esattamente nel posto più difficile, quindi lo metterei. Prima volta a settimana. Prima volta che la riesco ad aprire. Starà bene. Diciamo che io mi vesto ogni giorno in base al mio mood e oggi non avevo troppa voglia di fare 6 ore a scuola, quindi mi sono vestita abbastanza da barbona. Direi che per il compleanno del mio Ergi ci mettiamo un po' meglio, quindi tra 3, 2, 1. Ta-da! Ok, decisamente meglio direi. Adesso Ergi mi ha appena chiesto di portargli un bicchiere d'acqua, quindi adesso prepareremo qualcosa per inventarci tutto. Ho preparato questo bicchiere con dentro GSS, Giulia Sara Salemi, e ci ho attaccato questo bigliettino in cui ci sarà il primo inizio. Ok, andiamo. Avete visto Ergi? Grazie Bimbo, c'è un biglietto. Posso berla? Sì che la puoi bere, mica ti ho avvelenato. Cosa c'è scritto? Cercami dove la notte mi sogni. E se non ti sognassi? Scherzo, amore. Ci siamo amici, ci siamo. Sangue freddo. Ma dove dovrei trovare queste cose qua? In base agli indizi. Ma è un altro foglio come questo? No, tu cerca. Cerca bene. Tu stai coprendo qualcosa. Lasciate stare, Giulia fa un casino ogni volta. Prendiamo un foglio ciascuno e iniziamo a farci un ritratto a vicenda. No, comunque lo voglio fare. Tu come mi vedi? Aspettate. Cosa? Ora. Fai il tuo ritratto. Non guardare. Siamo concentrati. C'è un silenzio che taglia. Sì, ho fatto un piccolo errore. Mi sa che sto cannando qualcosa. Sì, mi sa che non. Cambiamo un po' il mood. Alexa, metti luci camera matrimoniale bianche. Ok. State pronte a commentare tra poco chi è il migliore nei commenti. 1, 2, 3. Allora, tu sembri un trapper. Tu sembri una spaesata. Sembri che hai una pentola in testa con un broccolo qua. Già un po' meglio il suo. Ah, ci ha messo pure la firma. Ma io solo perché ho sbagliato all'inizio. È un grosso troppo la faccia. Cos'è sta roba? Ma io sembro una tipa. E io sembro un tipo. Quant'è che li facciamo vendere questi qua? Da questo guarda che costerebbe di più su questo se li vendiamo. Agli NFT. Perché è più. La vendiamo su bene. Allora io farei così. Stilizzato. Io li appenderei qua. Decoriamo un po' la stanza. Vai. Io cercherei nel posto in cui hai trovato quello perché non hai trovato qualcosa. Guardiamo. Allora. Che dice? Cercami dove d'estate ti rinfreschi e d'inverno ti riscaldi. In piscina? Cerca. O in doccia? Cerca. Vogliamo vedere la tua ricerca. Tanto vi faccio più quelli che mentre andiamo. Guarda come sei lo flexa. Quanto sono diventato veloce a maneggiare questo allora, oggetto.
sta affinando le tecniche. Allora, in doccia, ma non è qua. Ok, la regola è che tutti gli oggetti vanno usati. Andiamo. Non penso sia dove sono. Tu prima mi potevi letto, ti ricordo. In piscina. Oppure? In doccia. Ah, ho visto qualcosa. Prima apriamo e poi guardiamo il biglietto. Apriamo. Ho paura. Ho paura di quello che potrei leggere. Se riesci a leggere questa scritta, sei troppo vicino, staccati. Io non ci posso credere. Sai che non la userò mai. Ma non... Quindi se tu riesci a leggere la gente devi allontanare. No, la ragazza, perché è soltanto destinata alle altre persone. È caldissima. Non so per quel motivo. Ah. Quindi. Ma che bello, taglia giusta. Ma che bella. Ci ho messo dei cuoricini. Bene, qual era l'indizio? Cercami dove mi alleni. E quando mi alleno? Dove ti alleni? Quando mi alleno io? Appunto, era questo il problema. Cosa state facendo? Io sono un po' curiosa. Ah. Ma qua non ci sono oggetti, giusto? Apri bene gli occhi. Ah. Tieni ancora il cubo. Niente ragazzi, è intelligente. Ha usato la panca. Ah, ma guarda che qua c'era una scritta, eh. Ah, non l'ho visto, scusa. Che carina. Si è fatta pure un regalo da sola, hai capito? Hai capito? Uno per me, per lei, King e Queen. Tutto molto intelligente. Ah, devo indossarlo ora, giustamente. Assolutamente. Per forza. Cercami esattamente dove ci siamo conosciuti. Cosa vuoi intendi con dove ci siamo conosciuti? Ci siamo visti per prima volta o...? Esatto. Lo sapevi. Io lo so perfettamente dove siamo visti. Siamo... Dai! Se riesci a leggere questa scritta, sei troppo vicino a staccati. Vai via. La ragazza. Vedi? Ma funziona al contrario questa cosa. Sia lei che Sandrone quando l'ho letta mi hanno toccato. Sì. Quindi mi sa che funziona al contrario questa magia. Oh cazzo. È un problema. È un problemino. Vediamo con la sera come funziona. Sì. Fa finta di non riuscire a leggerla. Non so leggere. Brava! Dai sì che è una ragazza rispettosa! Dov'è che vi siete conosciuti? Qua. Oh. Cos'è che dici? Un abbraccio ogni volta che ti manco sarò sempre con te. Con la nostra foto, amore! Non so abbracciare entrambi. Amore, amore, amore. Ciao! Come si chiama? Come si chiama? Come si chiama? Ta-da! Ciao! Ciao a tutti. Okay. Guarda qua. C'è la righetta. Freddo. Io non stai congelando. Infatti. Però non lo voglio far notare. Mamma, no. Sto bene. Non è per questo che ho preso la broncotronco. Ciao. Ciao. Ma ciao. Non entro tanto perché sto girando. Ma non voglio dire. L'ho detto. Oh. Ti è piaciuto? E tenete bene a mente questo pupazzetto perché guardate dove lo ritroveremo la mattina successiva. Eccoci arrivati al mio minuto preferito. Infatti se siete arrivati fino a qua vi invito a commentare con me ogni volta hashtag minuto filosofia. Metterò like a chi lo commenta. Allora, partirei da questo presupposto oggi per parlare di questo importantissimo argomento, cioè sulla soppressione della nostra personalità all'interno della nostra società. Cioè, com'è possibile essere veramente noi stessi e perché alla fine della nostra vita io ritengo che le persone non siano veramente se stesse perché sono state su di loro è stato imposto il modello della società su quello che sarebbero dovuti diventare,
Quindi io vi invito a ostinare e a preservare sempre la vostra essenza fin da quando siete piccoli, perché quello che vi piaceva fare da piccoli già pone le basi a quello che dovreste fare da grande. Cioè, che se io ballavo in classe, se io cantavo e per me era sempre tutta una tragedia, allora oggi è ovvio che la mia ispirazione più grande è l'arte nelle forme della recitazione, del canto e della danza. Quindi semplicemente l'arte sta nell'incubare la nostra passione, di non lasciarcela portare via da quello che è semplicemente il modello superficiale della società. Quindi grazie di aver ascoltato fino a qua e io vi mando un grandissimo abbraccio, perché vorrei abbracciarvi tutti e incontrarvi tutti dal primo all'ultimo. Vi invito a seguirmi su tutti i social, soprattutto su Instagram, perché lì ci sono tutti i vari aggiornamenti, e ci vediamo al prossimo video. Mettete like e commentate. Ciao!